tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. Allora, questo è un tutorial che voglio farvi vedere su come realizzare un biglietto d'auguri stile Topolino, molto semplice ma graficamente carino, diciamo. Andiamo ad aprire Photoshop, se usiamo Photoshop perché è quello che la maggior parte delle persone hanno sul proprio computer. Andiamo ad aprire un file nuovo, qui andiamo, e qui andiamo a mettere personale e qui lavoriamo, vedete, in centimetri, ricordatevi sempre questa cosa. Qui gli andiamo a dare una larghezza, diciamo, di circa 5 centimetri e un'altezza di 15. Andiamo a prendere qui lo strumento rettangolo. Qui andiamo a scegliere un colore molto chiaro, quindi i colori del bambino sono celeste, e andiamo a mettergli un 20% di celeste e tutto il resto deve essere 0, e gli diamo ok. Andiamo qui e ci tracciamo, vedete, la prima linea, diciamo il primo rettangolo. Duplichiamo questo rettangolo e lo spostiamo di qua. Andiamo sempre sullo strumento forme e qui gli diamo un grigio molto chiaro. Vedete che avete a disposizione qui nei colori. Prendiamo lo strumento sposta, andiamo sul livello ultimo realizzato e lo duplichiamo. Andiamo nello strumento di riempimento della forma e andiamo a metterci il colore bianco. Duplichiamo questo colore, vedete, e lo rimettiamo qua. Duplichiamo quest'altro e lo mettiamo qua. Duplichiamo questo poiché il bianco non si vede e lo mettiamo qua. Andiamo nello strumento forme e mettiamo il bianco. Ora prendiamo il taglierino e andiamo a tagliare fino a qui, vedete? E gli diamo ok, ritaglia. Ok, ora andiamo a disattivare il livello sotto, quindi lo cancelliamo, vedete? E andiamo su modifica, definisci il pattern e questo lo chiamiamo linee. E gli diamo ok. Ora andiamo a creare un nuovo file e lo diamo di misura 15x15, la risoluzione 300, il metodo di colore CMYK e il contenuto di sfondo gli diamo bianco e gli diamo ok. Andiamo a sbloccare il nostro livello e qui gli diamo ok. Andiamo qui nel filtro di livello e gli andiamo a mettere sovrapposizione pattern. Nella sovrapposizione pattern, se andiamo alla fine, come vedete, abbiamo queste linee che si sono duplicate in base al quadrato e qui gli diamo. Poi vedete qua potete decidere quanto le volete fare grandi e gli diamo il 100% e gli diamo ok. Ora andiamo a prendere i righelli e tracciamo una linea di centro e un'altra linea in questo modo. Andiamo adesso qui nello strumento della forma, rettangolo, e andiamo a mettere il colore bianco e creiamo un quadrato, come in questo caso, e lo mettiamo centrato. Andiamo qui ad applicare un'ombra esterna. Andiamo qui e vedete, aumentiamo la dimensione dell'ombra, l'estensione. E abbassiamo l'opacità per non fare quest'ombra molto scura. E qui gli diamo poi, andiamo su traccia e gli andiamo cliccando qui a dare un colore grigio come sta di una di queste linee. E qui vedete, gli potete dare anche di posizionamento interno in modo che il quadrato, vedete, viene a spigoli. E lo facciamo leggero, quindi giusto per non lasciarlo proprio bianco. E gli diamo ok. Abbassiamo un po' l'opacità, vedete, di questo file e come vedete si intravede un po' il sotto. Andiamo a inserire un topolino, quindi topolino proprio, ed eccolo qui. Allora, una cosa molto importante, io su internet ho trovato il PNG, quindi è già scontornato, in modo che non ho il problema di scontorno. E me lo metto posizionato qui. Vado qui a prendere l'atti di testo e qui mi metto un bel 1, mi ingrandisco il numero e mi vado a prendere un carattere molto di impatto come l'impact, in modo vedete che si crea questo 1 bello grande.
Ok, ora andiamo sempre sul livello, vedete questo qui, e andiamo ad applicare una sovrapposizione pattern. Sovrapposizione pattern, andiamo a mettere questo qui che è il blu a macchie, come vedete è tipo un effetto glitterato. Poi, sempre negli stili di livello, andiamo a cliccare su sovrapposizione colore. Sovrapposizione colore, andiamo a mettere un celeste molto chiaro. Andiamo qui nel metodo diffusione e mettiamo colore. Come vedete, in modo che gli diamo questo effetto. Qui poi potete abbassare anche un po' l'opacità. Andiamo sulla traccia. Sulla traccia andiamo a mettere come colore di traccia il bianco. Vedete in questo modo il posizionamento interno in modo che viene con gli spigoli. Andiamo poi su ombra esterna e vedete qui decidiamo la distanza e anche l'estensione e abbassiamo un po' l'opacità e gli diamo ok. Andiamo a prendere sempre atti di testo e scriviamo anno. Posizioniamo qui, quindi ci abbassiamo a questa linea guida l'1 e l'anno lo ingrandiamo un altro po', lo abbassiamo ancora. Allora, adesso per velocizzare, per non rifare tutto il passaggio che abbiamo fatto qui, andiamo qui sopra, tasto destro, copia stile di livello. Torniamo sul livello di anno, vedete questo qui, tasto destro del mouse, incolla stile di livello. Come vedete, lui ha copiato gli stessi stili di livello, però noi adesso lo andiamo a correggere perché la traccia è troppo spessa per questo carattere, quindi qui gli mettiamo posizionamento esterno e gli mettiamo vedete, una traccia di 7 in modo che non si perde comunque tutta la scritta. Ok, fatto questo, andiamo a scrivere adesso qui, allontaniamoci dal carattere, altrimenti continuate qui. Scriviamo qui e scriviamo buon compleanno. Andiamo qui e ci cambiamo il carattere. E ingrandiamo. Come vedete, di come colore gli lasciamo il grigio. Andiamo qui e andiamo a mettere come vedete famiglia dei caratteri il bold. Ok, andiamo adesso ad applicare una traccia. Vedete, in questo modo gli diamo come traccia il blu che ho fatto qui. Andiamo anche sull'ombra esterna. Ora l'ombra esterna noi dobbiamo fare in modo che la aumentiamo come in questo modo, però non di troppo. Andiamo qui e gli andiamo a mettere come colore questo un blu più scuro. Vedete, ce lo scegliamo qui per non farlo proprio nero. Torniamo sulla traccia e facciamo la stessa cosa anche sulla traccia. Ci clicchiamo da qualche parte e ci scuriamo. Vedete? Qui e gli diamo ok. Prendiamo l'atti di testo e scriviamo Francesco, piccolo Francesco. E questo lo mettiamo un po' più piccolino. Andiamo qui e questo ce lo abbassiamo verso il basso. Andiamo a prendere lo strumento forma rettangolo e lasciamo qui un rettangolo, vedete qui dentro, un po' più largo, di colore bianco, in modo che qui potete o scriverlo col computer o scriverlo a mano e mettete le vostre firme. Con questo il tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!